Alla ricerca del regalo di Natale, un ben trovato a tutti i telespettatori di Rossini TV, da Matteo Diotalevi, oggi al Toti Patrignani per la nona giornata di Serie A. La Fiorini Pesaro Rugby ospita il paese, partita decisamente delicata contro la terza in classifica. Ultima partita dell'anno per cercare di chiudere l'anno nel migliore dei modi dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Badia. Con me al commento tecnico Davide Gatta. Buonasera a tutti, la partita è appena iniziata, Pesaro ha rubato un pallone su Cioff e sta attaccando dei 22 avversari, gode di un vantaggio, vediamo come riuscirà, se riuscirà a sfruttare questo vantaggio. Partita decisamente bene Pesaro, con un errore nella ricezione del paese. Adesso calcetto di Jobert a cercare la propria ala, ma c'era un vantaggio per Pesaro e quindi si ritorna sul punto del fallo. Posizione interessante per portarsi in vantaggio con un piazzato. Vediamo che cosa deciderà di fare Pesaro. Ho chiesto i pali. Quindi la prudenza, anziché l'azzardo, è la scelta, l'opzione che è stata scelta, cercare di prendere punti subito. Del resto il primo, secondo minuto della partita è... No, scelta sicuramente corretta da parte di Giuberti, in accordo con la squadra e da posizione ottimale per un giocatore che calcia col piede destro come lui. È preciso il calcio e quindi Pesaro si porta in vantaggio per 3-0 sul paese. Dicevamo, paese squadra decisamente ben costruita, su tutti ha Semenzato, numero 9, giocatore con un passato in nazionale, originario di paese, tornato in città proprio per terminare la sua carriera da rugbista. Avrà probabilmente quest'anno e poi staremo a vedere se un altro, altre due stagioni. Intanto Smail Jawari ad andare a caricare, riesce a mettere il pallone a disposizione dei suoi, vediamo se Pesaro riuscirà a trovare una buona piattaforma per calzare fuori il pallone, deciderà di giocare alla mano. Sarebbe una decisione abbastanza insolita visto il punto, alla fine c'è una palla persa da Jobert se non sbaglio e quindi sì, il paese a contrattaccare dentro la metà campo pesarese. Sì, c'era anche un vantaggio per in avanti, scelta azzardata quella di partire alla mano dai propri 22, vediamo come il paese proverà a fare male al Pesaro. Del resto adesso Pesaro sta cercando di fare buona guardia, mancava la difesa nella linea arretrata, bravo la Recharte a recuperare il pallone e adesso è Pesaro ad andare ancora a contatto, vediamo se adesso cambierà la scelta di gioco rispetto a quanto fatto nella poco fa. E adesso è Doncor ad andare a contatto, adesso finalmente probabilmente sarà il calcio di liberazione di Joubert, così è, adesso è la linea difensiva di Pesaro che deve salire compatta per riuscire a fermare quanto prima appunto i giocatori del paese. Sì, è stato un calcio lungo, la pressione non è arrivata subito, però Pesaro ha costruito una buona rete difensiva tra i 10 e la metà campo, il possesso però è sempre nelle mani di Paese che adesso commette un passaggio in avanti, quindi abbiamo la prima mischia della partita, introduzione Pesaro circa a metà campo. Vediamo come andrà questa prima mischia, abbiamo visto che come un po' in tutto il campionato la mischia di Pesaro dona qualche un centinaio di chili a quell'avversaria, probabilmente è così anche oggi a vedere i giocatori del paese. Ricordiamo che per Pesaro in mischia chiusa c'è in prima linea Doncor, Fusco e Dal Pozzo, seconda Caroli e Venturini, in terza linea Jawari, Villarosa e Mariani, con il capitano Villarosa che forse alla prima partita dal primo minuto in
questo campionato. Crolla la mischia, però comunque Pesaro riesce a mantenere il possesso. Adesso è Porcellini ad andare a contatto, serve alla fine Azzolini che va a terra. Oggi c'è Porcellini Giovanni, titolare a fianco di Sacchetto, con Paletta che può respirare un po' in panchina. E adesso buona la scelta di Pesaro per mettere pressione al Paese. Sì, purtroppo per qualche centimetro la rimessa è a favore di Paese, il calcio da dentro la propria metà campo è uscito poco fuori dai 22, quindi la rimessa è di Paese, però Pesaro è riuscito ad avanzare, quindi è sempre positivo. Vediamo questa prima rimessa laterale della partita. Touche completa per il Paese, ha delle signore seconde linee il Paese sui due metri, adesso provano a impostare la molla. Vediamo, Pesaro sembra in un primo momento riuscire a fermarla, i giocatori richiamano l'arbitro, l'arbitro non segnala nulla e quindi si riprende con un calcio dalla base di Semenzato ed è Azzolini a portarsi sotto. E adesso attenzione, questa giocare da fermi non è mai la migliore soluzione. Soprattutto quando ti vengono addosso gli avversari, infatti l'esito non poteva che essere quello. Purtroppo sotto la pressione Sacchetto non controlla il pallone che gli cade in avanti, recuperandolo non c'è possibilità per il Paese di giocare il vantaggio. E questa seconda mischia è a introduzione Paese e vediamo anche qui che cosa succederà. Tutto sommato speculare alla prima, nella stessa zona di campo, anche con lo stesso decentramento. Vediamo che cosa vorrà fare Paese su questa propria introduzione. Pesaro fatica a tenere la mischia, però alla fin fine riesce piuttosto bene e adesso riescono a sfondare al centro. Pesaro fa far decisamente troppa strada a Stella, centro davvero pesante del Paese. Adesso il problema è il sovrannumero che ha creato il Paese ad andare a largo, invece non riesce, arriva la prima meta di partita da parte del Paese. Diciamo che in una prima fase sono andati dentro con troppa facilità i giocatori veneti. Sì, la mischia veneta è sembrato non dominare subito fisicamente quella pesarese, ma sicuramente il controllo della situazione è stato totale. Piccolo avanzamento in mischia, subito fuori al prima occasione di breakline e poi metà a largo. Si è vista una scelta da parte del 10 Arbornoz di caricare subito dritto per dritto il nostro 10 Jobert, che ha faticato a contenerlo, è stato bravissimo Albornoz poi a scaricare su Stella che ha fatto altri 20 metri palla esatto. In mano con almeno 4 persone a tentare di fermarlo senza troppa efficacia e poi a quel punto era rotta la linea difensiva di Pesaro ed è stata brava Paese a vedere gli uomini liberi al largo e ad andare quindi a segnare la prima meta della partita. Adesso fra l'altro arriva la trasformazione. Sì, il Paese si porta in vantaggio sul 7-3. Pesaro in questo momento deve fare solo ed esclusivamente una cosa, mettere dietro di sé quello che è appena successo e non lasciarsi condizionare per il resto della partita da questo episodio di superiorità da parte del Paese. Pesaro deve subito rialzare la testa, calcio altissimo da parte di Jobert, giocatore che va a terra ma non per colpa di Pesaro. Pesaro adesso deve riorganizzare la sua linea difensiva, probabilmente giocheranno vicino alla RAC e così è. Sì, una squadra molto fisica Paese, quindi sembra trovarsi proprio a proprio agio in questo gioco. Forse parte davanti l'ala lanciata da Semenzato, ma fa buona guardia De Angelis nel prendere il pallone, ma adesso palla nelle mani di Jawari che scarica per Venturini, va a terra, ci vuole il sostegno dei compagni, però Venturini è troppo lento a mettere la palla a disposizione, è una delle sue pecche, lo sappiamo, e purtroppo regala un calcio di punizione
al paese e deve essere maggiore l'attenzione da parte di Pesaro perché questi errori contro una squadra come il paese li paghi tutti. Sì, il paese che è partita veramente sul piede, sull'acceleratore come si suol dire, cercando di mettere sotto Pesaro in ogni occasione che gli si presenta. Anche questa rimessa laterale all'interno dei 22 a circa 10 metri della linea di meta è sinceramente un problema per la difesa di Pesaro e vediamo come riusciranno a sbrogliarla. Adesso vediamo la touche del paese. C'è il fallo di Pesaro che... C'è un'infrazione nell'allineamento da parte del paese e quindi è un calcio libero per il paese. Molto probabilmente il movimento derivante dalla giocata non era così regolare. Sicuramente un bel regalo per Pesaro, col paese che sbroglia da sola la matassa. Però adesso sarà touche in favore... Esatto, del paese, era un calcio libero, quindi... Il paese è stata solo sospinta indietro di qualche decina di metri. Beh, diciamo, praticamente ripartono da metà campo, quindi è tutto da rifare per il paese. Anche se Pesaro dovrà decisamente fare più attenzione in difesa. Abbiamo visto che in touche comunque il paese è efficace, in mischia altrettanto. E Pesaro non può concedere sicuramente vantaggi nell'uno contro uno al paese. Vediamo se faranno lo stesso gioco di prima caricando il numero 10 Jobert o andranno a impegnarlo maggiormente. Davvero buona la touche presa dal paese. Ma c'è un altro problema nella costruzione del gioco sulla rimessa laterale da parte del paese. Questa volta nella costruzione del drive qualcosa non funziona. Quindi abbiamo una mischia molto probabilmente per fuorigioco involontario da parte del paese. Quello che abbiamo notato come gesto tecnico in queste due rimesse laterali è la estremamente elevata capacità della seconda linea sollevata di andare a prendere il pallone veramente in cielo. Pesaro decide di non contestare sul salto, probabilmente per concentrarsi di più sul gioco a terra. Insomma, per il momento sta tenendo questa strategia difensiva. Vediamo ora la mischia a introduzione Pesaro. E questa volta invece è la mischia del paese a mettere seriamente in difficoltà quella di Pesaro, a costringerla a girare, quindi c'è un calcio di punizione per il paese. Calcio basso, davvero perfetto questo calcio, arriva a 10 metri dalla linea di meta. E si torna praticamente dove eravamo pochi minuti fa. Sì. Altra touche per il paese, Pesaro dovrà essere brava a contrastarlo, probabilmente neanche proverà a saltare, ma dovrà essere brava a contrastare la mole che quasi sicuramente andranno ad impostare. Pesaro che infatti va subito a contrastare la mole, vediamo se riusciranno a reggere il peso dei giocatori veneti, così non sembra essere. Vediamo un po' se Pesaro riesce a resistere sulla linea. È proprio una gran battaglia e alla fine Pesaro arriva alla seconda meta di giornata del paese, che si porta in questo momento sul 12-3. Pesaro deve sicuramente fare qualcosa in più per provare a mettere in difficoltà questo paese. Sì, soprattutto deve non concedere calci di punizione, tutto sommato facilmente trasformabili da parte del paese in occasioni di prendere punti anche pesanti come è successo adesso. Dopo il fallo in mischia, calcio di punizione in rimessa laterale, touche sui 10 metri, meta forse anche fin troppo facile per il paese. Adesso il calcio di trasformazione per
il paese, prima era riuscito a metterlo praticamente dalla medesima posizione. E questa volta invece non va complice il palo, la palla viene rispedita fuori al Bornoz, questa volta non è stato così preciso. Sì. Tra l'altro ricordiamo al Bornoz è il fratello dell'apertura che gioca alla Benetton Treviso, d'altronde siamo in un girone dove la qualità è presente quasi. No, e soprattutto la vicinanza, ci sono tanti certo. giocatori in Veneto ed è più facile trovarne lì. Adesso Pesaro deve essere un po' più efficace esatto. nei placcaggi, esatto. ha impiegato davvero troppo tempo a mettere a terra il giocatore avversario. Di positivo, di contro, e che sono andati subito alla caccia del pallone non messo a disposizione dal giocatore Veneto, e quindi c'è un calcio di punizione per Pesaro da buona posizione. Probabilmente da lì Jobert andrà in rimessa laterale. Sì, il giocatore del paese ha preso il pallone e ha caricato, ma andando a terra si è isolato. Comportamento strano per una squadra come quella del paese, il giocatore 7 avanza alzando le mani, è una cosa che non può fare, non ha conseguenze questo gesto, ma è anche strano da vedere, solitamente non si vede, potrebbe essere inutile. Non la migliore touche che poteva trovare Jobert da quella posizione, tant'è, meno la palla in mano pesare. Vediamo la prima touche per Pesaro, giocata abbastanza veloce, il paese non contrasta in aria, Pesaro parte subito vicino la rack, efficace questa entrata, e adesso è Pesaro che deve dare continuità al suo gioco, palla nelle mani di Jawari che rimane in piedi, i compagni spingono con lui, Pesaro è a 5 metri dalla linea di meta e Caroli palla in mano, fa bene a tenerla e andare a contatto. Adesso Pesaro deve vedere di rifare tutto, siamo a 5 metri dalla linea di meta, buttano dentro Doncor che spinge sui piedi, arriva a un passo dallo schiacciare in meta, Pesaro continua lì vicino, spinge rack su rack, vediamo ancora ad andare dentro, non riesce Jawari, però c'è un fallo precedente se non sbaglio. Sì, l'arbitro aveva segnato due vantaggi, uno credo subito in occasione della molla rimessa laterale, poi aveva tirato fuori il braccio anche dopo, non sappiamo se per un secondo vantaggio per confermare l'esistenza del vantaggio di prima, la zona comunque è sempre quella e a questo punto il calcio di punizione per Pesaro è sui 15 metri, molto vicino alla linea di meta, vediamo che cosa sceglierà di fare Pesaro, crede nei propri mezzi perché va in rimessa laterale. Ha fatto molto bene qui Pesaro, ha attaccato continuamente più volte con gli uomini vicino alla rack, non è riuscito a entrare, però è stata davvero una bella battaglia da vedere sia in attacco che in difesa da parte del paese. Non è sinceramente facile sicuramente entrare contro una squadra come il paese. Adesso c'è la molla decisamente avanzante di Pesaro, vediamo se riescono a entrare in meta, esatto. E così è, davvero brava Pesaro che questa volta risponde colpo su colpo e riesce a entrare in meta. È un'ottima reazione da parte di Pesaro perché ha accettato di sfidare Paese in quello che era parso poco fa il suo punto di forza, cioè la rimessa laterale, la molda rimessa laterale, due rimesse laterali tutto sommato dentro i 22 vicino all'area di meta, la prima con una giocata a liberare Mariani nel cercare di aggirare lo schieramento difensivo, qui invece di forza pura Pesaro è riuscito a ottenere meta, ha fatto bene tutto quello che doveva fare, chissà che questa meta subita non metta le basi per quei piccoli tarli che possono scavare dentro la testa di una squadra così forte come il paese. Jobert alla trasformazione purtroppo non va e quindi punteggio che rimane sul 12-8 per il paese contro la Fiorini Pesaro. Si è visto che Pesaro quando comunque entra nella metà campo avversaria può far male, fra l'altro sottolineiamo anche che la panchina di Pesaro oggi
ha davvero tanta qualità, quindi sicuramente sarà una partita lunga, tutta da gustare. Sì, è molto importante, come hai sottolineato tu, che ogni qualvolta Pesaro entri nei 22 avversari riesca a fare punti. Assolutamente sì, Pesaro non deve sentirsi inferiore a questo paese. Adesso è davvero bravo Sacchetto ad andare dentro, un po' scomposto il placcaggio, regolare. E adesso è Astolini a mandare dentro Venturini, bravo a mantenere il possesso del pallone e metterlo a disposizione dei compagni. Adesso Pesaro è decisamente un po' piatta in questo attacco e quindi fatica un po', va dentro con Sacchetto e tutto questo piattume alla fine porta a un errore che non ci voleva, perché si riprenderà con una mischia in favore del paese dentro la metà campo pesarese. Sì, pareva più avanti il punto della mischia, ma fa niente. E, sì, hai ragione, il tentativo di uscire alla mano forse è stato pretenzioso. No, pretenzioso secondo me. Gli errori di manualità sì, purtroppo si pagano in questa situazione. Ecco. Il problema è che a Pesaro manca sì, un po' di profondità nell'attacco e purtroppo quando poi si è costretto a fare tutti questi passaggi ravvicinati con la pressione della squadra avversaria la possibilità di errore è sempre dietro l'angolo. Esatto. E forse era meglio andare direttamente a contatto e formare una piattaforma, tutte cose semplici da dire per noi che siamo qua seduti in tribuna, meno facili da fare sicuramente per chi deve prendere una decisione nell'arco di nemmeno un secondo in campo. Sì, esatto. Tra l'altro comunque mi sento di dire che pare essere un po' questo il piano di gioco, quello di provare a giocare sfruttando la propria velocità dei tre quarti di Pesaro, a vedere che cosa viene fuori, insomma, ecco. Adesso vediamo l'introduzione del paese, se Pesaro riesce a reggere i chili dei veneti, fa decisamente fatica e l'arbitro alza già la mano per segnalare il vantaggio. Peccato, De Angelis era lì per intercettare il pallone, non che sarebbe potuto andare in meta visto il vantaggio, però almeno avrebbe fermato l'azione, esatto. Così non è stato. Adesso suonano la carica ai veneti, Pesaro deve essere un po' più efficace nel placcaggio, come dicevamo prima. Adesso arriva un bel placcaggio, Pesaro si deve organizzare però con la sua linea dei tre quarti, fatica decisamente troppo a mettere a terra i giocatori veneti. Ed ecco Albornoz che serve il centro, davvero buonissime gambe per Sartori. Adesso è Pesaro che deve fare guardia lì vicino la linea di meta, fatica un po', alla fine c'è l'in avanti del paese, evidentemente l'arbitro aveva dato acquisito il vantaggio precedente. Esattamente, ha considerato acquisito il vantaggio precedente, in effetti la decisione può apparire condivisibile, il paese ha potuto giocare come voleva, è avanzata, ha messo sotto pressione la squadra pesarese e si è presentata molto vicino alla linea di meta e tutto sommato questo errore può considerarsi avvenuto in una situazione di vantaggio acquisito. Noi non sappiamo, se non riusciamo a sentire se l'arbitro l'avesse comunicato verbalmente, ma sicuramente sì, insomma, ecco. Ma immagino di sì, non c'è stata la benché minima protesta in campo, un po' per la correttezza di questo sport, ma probabilmente anche per la chiara situazione. Esatto, sì. C'è un giocatore, comunicazione dell'arbitro, c'è un giocatore del paese a terra, ma anche un giocatore del Pesaro che chiede le cure del medico. Del resto questa appare essere sicuramente una battaglia fisica, il paese è squadra fisica oltre che veloce e sicuramente l'abbiamo visto, vuole mettere sotto pressione fisica Pesaro. Adesso Fusco per Pesaro si è già rialzato, non vediamo onestamente quale sia il numero di maglia del giocatore veneto, l'estremo Gasparini, anche lui per fortuna si rialza, sembra nulla di grave. Sì, forse un piccolo problema alla caviglia. Quindi si riprenderà con una mischia sui 5 metri, introduzione pesarese, situazione sicuramente non semplice. Veniamo dalla mischia precedente dove il paese aveva vinto senza troppi problemi, anzi aveva costretto Pesaro a un fallo. Adesso Pesaro deve essere bravo a far uscire velocemente il pallone e metterlo a disposizione di Gioberto Di Azzolini per il calcio di allontanamento.
Sì, in tutte le mischie il paese ha, è stata pericolosa, insomma, sia sulla propria introduzione che sotto l'introduzione del Pesaro. Vediamo ora come Pesaro, come dici tu, si riuscirà a fare un tallonaggio veloce per avere una palla immediatamente a disposizione. Questa deve essere la strategia, così pare essere accaduto, anche se comunque la pressione del paese costringe Pesaro ad un in avanti nella raccolta del pallone all'uscita della mischia. E quindi questo è un errore decisamente pesante, perché dà la possibilità a Paese di ripartire proprio da una mischia sui 5 metri di Pesaro. Una piattaforma sicuramente congeniale a Paese. Temo che lì in avanti sia stato di Dabalà mentre raccoglieva l'ovale. O Mariani o Dabalà nella raccolta, noi da qui non possiamo vedere, ma possiamo sicuramente intuire che quello sia stato il problema. Occorre forse una maggiore precisione nel gioco sotto pressione, in difficoltà nella mischia. Vediamo ora che cosa giocherà di fare Paese, se vorrà dare prova di forza. Cade subito a sinistra, esattamente, c'è il fallo, Pozzo. E il vantaggio quindi per Paese. Vediamo se deciderà di fare un'altra mischia o di... Sì, probabilmente sceglieranno, no, giocano veloce, e si è menzato che va dentro. Pesaro, l'arbitro fischia, palla tenuta alta. E quindi se è palla tenuta alta dovrebbe essere palla di Pesaro, invece però no, vedo, l'arbitro no. Richiama i giocatori di Pesaro e estrae anche un cartellino in favore, credo, del capitan Villarosa. Sì, molto probabilmente la giocata veloce da parte di Semenzato ha trovato impreparata la difesa di Pesaro, non schierata. Capisco. Probabilmente non era sulla linea. Esattamente, Villarosa. Non schierato sulla linea, certo, che è intervenuto e quindi si è purtroppo preso questo cartellino giallo. Del resto Semenzato è mediano esperto, avrà avuto occasione di leggere rapidamente la situazione e trovare subito una giocata a lui congeniale, e in effetti ha pagato. Sì, fatto sta che questo è veramente un pallone regalato. Sì, una situazione regalata. Sì. Perché bisognava stare decisamente più attenti, lì ci si porta sulla linea dell'area di meta, poi si chiamano la mischia tutto il tempo per a giocare e a metterti in posizione. Sì, questa è una situazione così di impreparatezza, che ha visto Pesaro impreparato. Forse anche l'attitudine a giocare in questo modo. Fatica a tenere la mischia e alla fine perdono anche la palla. Vediamo che cosa sceglie l'arbitro. Aveva dato un vantaggio però l'arbitro, in mischia c'era di nuovo il problema qua da parte di Dal Pozzo, che non riesce a tenere la pressione del pilone destro avversario. Chissà che non cambi strategia Paese, visto che tutto sommato in queste due mischie ha portato a casa, tra virgolette, solo un cartellino giallo per avere un uomo in più, però a livello di punti. Però siamo al terzo fallo consecutivo, non vorrei che la prossima fosse è un altro cartellino giallo. Tecnica oltre al cartellino giallo. No, la meta di punizione non si può dare per un fallo, situazione di falli ripetuti, ma il cartellino giallo sì, e sarebbe veramente un problema forse ancora più grave, perché Pesaro si troverebbe a giocare con ben due uomini in meno. Vediamo quindi la terza mischia consecutiva, sempre introduzione del Paese. Pesaro deve tenere in mischia, la mischia rotta, esatto. C'è l'ennesimo fallo. Adesso si gioca, palla che esce, Pesaro non riesce a intercettare il pallone, si torna sul punto precedente, vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Nuovamente un fallo in mischia, un vantaggio concesso dall'arbitro in mischia, che sicuramente, esattamente, purtroppo si è realizzato quello che dicevo prima Dal Pozzo, terzo fallo di fila e ha sempre subito in mischia, questo è purtroppo la dura legge di questo sport quando sei... Scelta correttissima da parte dell'arbitro, d'altronde
è il quarto fallo consecutivo, fallo ripetuto fra l'altro, sì, esatto. Sempre di dal posto, non poteva fare altrimenti l'arbitro. Il punto è che Pesaro si ritrova a giocare in 13 contro 15 per poco meno di 10 minuti e sarà davvero complessa per Pesaro adesso porre un freno alla mischia e all'attacco del paese. Sì. Vediamo che entra leva, visto che è stato espulso per 10 minuti dal posto, quindi ci vuole una sostituzione in prima linea, esce De Angelis per questa sostituzione temporanea. Sì, questo significa che quindi il paese ha optato per riprendere con una mischia. Del resto, magari non nell'immediato in termini di punteggio, ma in termini di dimostrazione della supremazia, questa strategia di giocare mischie sta dando ragione a paese. Sì, adesso Leva ha chiamato ai lavori forzati in questo momento, sicuramente sì, né io né te vorremmo essere al suo posto, straordinario di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Vediamo se riusciranno a tenere ancora la mischia avversaria. Diciamo Pesaro potrebbe anche sperare in un bel errorino del paese, un regalo natalizio visto il periodo, non sarebbe sarebbe gradito via, diciamo, sarebbe esatto, cosa gradita, assolutamente. Sarebbe però, anche educazione, vero? Sì, d'altronde sono ospiti oggi. In realtà non ce lo aspettiamo, vista l'esperienza di questa squadra veneta. Hai visto la natura di questo sport, insomma, che non regala niente. Direi proprio di no. E, fra l'altro, squadra veneta che ha perso una sola partita in questo campionato contro il Verona, primo in classifica. Ancora deve misurarsi invece con il Petrarca, che al momento occupa la seconda posizione. Palla introdotta, Pesaro sembra reggere e addirittura a momenti l'aveva conquistata, la palla era uscita, sì, è successo qualcosa di strano in quella mischia, l'ha persa indietro, quindi il possesso è di Pesaro, buon per Pesaro, adesso deve riuscire a creare una buona piattaforma per rispedire indietro il paese, speriamo riesca. Calcio di Jobert decisamente corto, però da quella posizione forse era difficile fare anche di più con tutta la anche con quella pressione che c'era arrivando. Davvero sì, brava, esatto. Pesaro, se un altro i due gialli ottenuti sono valsi a qualcosa, adesso però dovrà riuscire a reggere, visto che comunque il paese riparte da dentro i 22 giallorossi. Deve attaccarsi a questa nota positiva, Pesaro in mischia, nella situazione in cui si pensava avessero potuto subire, e non ha subito e anche adesso viene rubata la rimessa laterale. E adesso deve andare a contatto per dare una buona piattaforma, è bravo Fusco se non sbaglio ad andare a contatto, adesso serve un bel calzone di Jobert, il calzone arriva, non guadagna è così un calcione, qualche metro ma in più, no, in realtà avranno una touche praticamente dallo stesso identico punto precedente, sì. Però buona sicuramente la difesa pesarese. Sì, ricordiamo che insomma dalla mischia titolare del Pesaro per motivi di sanzioni disciplinari sono fuori due elementi e le contromisure hanno funzionato per ora. Questo è quello che non ti aspetti di questo sport, incrociamo le dita. Adesso vediamo l'arbitro che va a parlare con la panchina del paese, evidentemente è stata qualche parola di troppo che non ha gradito. No, in realtà c'è un cambio. C'è un cambio, il giocatore che si è infortunato prima non ce la fa. Esce il numero 15, Gasparini, adesso non abbiamo visto in realtà chi sia entrato. Purtroppo e vediamo non si chi andrà 22, a il numero mettersi. 22. Ancora un errore ancora in lancio da parte del paese. E questa è la cosa bella di questo sport, che basta un niente per minare le certezze. Assolutamente, adesso però Pesaro deve salire bene con la sua linea difensiva, il paese con il numero 11 Pavin andato a scelta assolutamente di ricalzare, adesso è Gioberta a contrattaccare, palla in mano, deve metterla a disposizione dei compagni, sembra tutto ok, adesso è Leva ad andare dentro, va bene, sicuramente non è se lo fa dire due volte, adesso è Pesaro a cercare di mantenere il molto pallone bene. Adesso c'è un preziosissimo calcio di punizione conquistato da Pesaro, che così riesce
a rifiatare e a guadagnare minuti importanti in attesa del rientro di almeno uno dei suoi giocatori. Adesso Pesaro giustamente se la prende con calma, ricordiamo è solo sotto di 4 punti in questa partita, e quindi adesso palla di Joubert che calcia fuori per una rimessa laterale. Da notare che con due uomini in più Paese, con un possesso tutto sommato buono, decide di ricalciare, e può essere uno, anche questo un segnale di insicurezza, insomma, quando hai due uomini in più dovresti provare a costruire di più il gioco anziché giocare al piede, insomma, una squadra come quella del Paese. Bene, tutto bene finora. Non sappiamo se sia stata insicurezza o semplicemente un errore, visto che a calciare quella palla è stato l'ala trovata e costretta a giocare estremo, visto l'uscita anzitempo di Gasparini. Adesso Pesaro deve riuscire a mantenere il possesso dopo questa touche vinta non troppo facilmente, ma comunque portata a terra. D'altronde adesso è battaglia sì, del resto vera questo deve e propria fare. Adesso Pesaro è chiamata tutta a fare gli straordinari per mantenere il possesso. Da Balà non lo deve perdere lì vicino, entrano a razzo i difensori del Paese, bravo Leva a mantenere il possesso. Adesso Da Balà cerca una buona palla e adesso è molto buona buonissimo quest'idea. Il calcio di Joubert per la Recharte che a momenti riesce a mantenere o a conquistare il pallone, alla fine lo porta fuori il giocatore del Paese, immagino che sarà touche per Pesaro. No, purtroppo in questo sport caratterizzato dal pallone che essendo ovale rimbalza strano, proprio mentre era nel tentativo di recupero la Recharte, il pallone gli si alza e nel troppo in alto nel tentativo di conquistarlo commette un in avanti, e questo è il motivo per cui il gioco riprende con una mischia in favore di Paese sui propri 10 metri. Di positivo, comunque, c'è che rientra, ottimo. Di positivo c'è che rientra Villa Rosa adesso, quindi finiscono i primi 10 minuti del primo giallo. Pesaro torna a giocare 14 contro 15, vediamo se riuscirà a reggere. Se rientra subito o aspetteremo ancora l'esito di questa mischia. Ci sarà ancora un'azione. Purtroppo non è così, quindi Pesaro dovrà giocare questa mischia con due uomini in meno in campo. 1-1. No, ancora una mischia con un uomo in meno in campo, ma in campo Pesaro rimane ancora in 13. Sì, dunque c'è stato un reset. Arbitro, 10 minuti, sono passati. Ancora un minuto per il giallo, evidentemente l'arbitro aveva fermato per la il tempo. Facile immaginare che se non usciranno palle in mano comunque Pesaro si ritroverà ad avere la palla, visto che probabilmente il Paese calcerà lontano l'ovale. Pesaro fatica a reggere in mischia, infatti c'è un calcio di punizione. Pesaro in questo caso forse quello che doveva cercare di fare era di mantenere la mischia stabile, non di spingere. Di tenere, e sì. Mentre la sensazione è che volesse proprio provare a vincerla un uomo in meno, fatichiamo quando siamo in parità numerica. Esatto. Fatto sta che la palla però sembra rimanere in campo, un regalo da parte del Paese. Adesso palla per Azzolini che manda sotto la Recharte nuovamente, tutti in fuorigioco, i giocatori del Pesaro non rilevati. Il pallone, peccato che la Recharte commette un altro in avanti, quindi sarà ancora mischia per il Paese. Forse conveniva provare a mantenerlo, a tenerlo in mano questo sì. Pallone adesso si riprende con la mischia e quindi rientra Villa Rosa. Adesso 14 contro 15. Pesaro torna ad avere una mischia al completo, ha un uomo in meno invece fuori.
diciamo, probabilmente il paese si immaginava un primo tempo meno ostico, adesso Pesaro però deve mantenere in questi ultimi minuti. E qui è, no, questo è un'infrazione del pilone destro del paese estremamente evidente in quello che si chiama cracking. Alza il gomito e spinge dal basso verso l'alto la spalla sinistra di Leva. Molto evidente, almeno dalla nostra postazione, questo gesto. Noi ce l'abbiamo proprio davanti. Ma l'arbitro non è stato così evidente. Esattamente. Sarebbe stato fallo per Pesaro. Fatto sta che comunque ha richiamato proprio quel giocatore. Vediamo se lo farà in maniera ancora più evidente. Sarebbe un bene per Pesaro. E fatto sta che anche Leva sta soffrendo e non poco lì a sinistra, come soffriva prima dal pozzo. Sì, sì, è sofferenza pura quando hai di fronte a te un pilone più forte, sia fisicamente che anche tecnicamente. E adesso viene sanzionato per ingaggio anticipato, probabilmente lo stesso Leva. E adesso vediamo Pesaro che deve frenare l'avanzata, la marea del paese che avanza. È buono Pesaro, e adesso sembra un fallo evidentissimo, forse involontario, diciamo la verità, da parte di Scatolin. Fatto sta che sembra esserci un fallo a favore di Pesaro, invece no, l'arbitro dà semplicemente l'in avanti per Pesaro. No, c'è un colloquio con l'assistente. L'assistente richiama l'arbitro, immaginiamo che segnalerà il fallo, seppur involontario, non so, di Scatolin su Leva stesso. Vediamo che non cosa penso succederà. Che si possa considerare involontario il gesto di un giocatore che improvvisamente si arresta mentre ha il pallone nelle proprie prossimità. Un giocatore di rugby, quando ha il pallone vicino, cerca il pallone. Questo gesto è stato un classico tagliafuori. Probabilmente il giocatore del paese era convinto di essere Venendo in terra di basket. Esattamente. Forse ha pensato per un attimo di poter così combinare la sua altezza, diciamo. Esattamente. Di poter combinare volentieri i giocatori di quell'altezza vanno a giocare a basket. Noi li invitiamo a venire a giocare a rugby, a provare questo sport, c'è spazio per tutti, da giocatori alti 1,60 fino a giocatori alti 2,10 m, giocatori che pesano 70 kg e giocatori che ne pesano 145, quindi ecco, veramente non sarete cacciati via. Adesso vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Richiama i capitani. Sì, per spiegare la propria decisione, vediamo. Esattamente, dal body language del capitano del paese sembra di vedere c'è qualcosa che non abbiamo capito che cosa sia successo. Rientra De Angelis per il secondo giallo e sembra che l'allenatore Panzieri abbia deciso di lasciare in campo direttamente Leva, sostituendo così Dal Pozzo. E intanto sembra che l'arbitro abbia deciso di assegnare un fallo a favore di Pesaro. Sì, del resto dobbiamo dire che la partita contro il pilone avversario Leva la sta giocando abbastanza bene. La comunicazione di questa decisione sta prendendo molto tempo. Ripeto, dal body language del capitano del paese, insomma, sembra che il calcio sia contro di lui. Nessuna scelta di estrarre un cartellino per il paese. Buono per i veneti, esatto. Si riprende quindi con un calcio di punizione in favore di Pesaro. Adesso chiediamo a Lillo di trovare la miglior touche possibile. E forse in realtà non tantissimi metri. Bisogna riscrivere meglio la letterina a Babbo Natale. Evidentemente. A Babbo Natale oggi gli abbiamo chiesto un regalo più grosso, non lo sveniamo, ma lo potete già immaginare. E quindi comunque si riprende con una touche in favore di Pesaro. Fusco al lancio, vediamo come andrà. Lancio decisamente storto, purtroppo tutto da rifare, e sarà touche in favore del... No, chiede Mischia come opzione, mi pare di capire, il paese estremamente confidente in questa sua... questo suo gesto, insomma. E onestamente capiamo benissimo la scelta del paese, che ha faticato e non poco nelle touche, a differenza di quanto fatto vedere inizialmente, che pensavamo che sarebbe stata una più Pasqua netta per loro la touche. Invece non sono andati bene nella rimessa della linea laterale, mentre in Mischia hanno fatto vedere
di poter dettare legge almeno in questo primo tempo. Adesso però almeno le due mischie sono al completo, vediamo se Pesaro riuscirà a porre un po' un freno ai primi giocatori. C'è una spinta anticipata del paese e anche questa certezza è stata completamente minata da Pesaro. Pesaro che decide di giocare veloce, di andare subito a mettere... C'è un vantaggio per fuorigioco, molto bene. Il paese, buono De Angelis ad andare dentro, fatica ad andare a terra, era stato tenuto alto per il collo, poi è stato rilasciato e adesso è Doncor ad andare dentro a provare a macinare sulle gambe Metri, adesso palla per i tre quarti pesaresi. Ah, peccato, che... la giocata era molto buona per trovare... Però non deve avere fretta secondo me Pesaro in questa occasione, dovrebbe provare a ma la scelta pare essere quella di voler giocare, vediamo un po' che cosa decideranno. C'era il vantaggio per Pesaro, vediamo se sceglieranno di andare per i pali o di andare per la touche. Alla fine la posizione è comoda, solitamente Gioberto il piede ce l'ha, se non prova a calciare da lì da dove deve provare. E allora è giusta questa scelta, anche perché sta terminando il primo tempo, non sappiamo quanto manchi davvero, visto che l'arbitro avrà fermato e non poco il cronometro. Ci sono state diverse occasioni per lo stop. Il mio segna già il 44esimo senza averlo mai fermato. Ok, aspettiamo questo calcio in silenzio perché è estremamente importante. Calcio e quindi Pesaro si riporta sotto di un solo punto, paese 12, Fiorini Pesaro Rugby 11. Fin qui tutto bene per il Pesaro, ha preso punti ogni volta che se ne è presentata l'occasione e soprattutto è riuscito a reggere. Resistere sotto in doppia inferiorità numerica. Adesso sicuramente ci sarà la risalita del paese, adesso calcio alto, Caroli sotto la palla e lui che deve andare a contatto e metterla a disposizione dei compagni, c'è il sostegno adesso, calcio di Azzolini e si va tutti a bere un tè caldo alla fine di questo primo tempo. Esatto. Spazio alla pubblicità. Rieccoci di nuovo al Toti Patrignani del Tecnobull Rugby Park per la nona partita di giornata di Serie A e il paese comanda nel punteggio per 12-11 sulla Fiorini Pesaro Rugby e inizierà fra poco il secondo tempo. Intanto girandola di cambi per Pesaro è entrato Boccarossa per Dabalà, è entrato Franco per Doncor. E non so se ci saranno l'allenatore, anche altri cambi. Sì, è cambiato anche Fusco, mi pare. Mi pare di vedere anche. Allora è entrato Badone Antonelli per Fusco, molto probabilmente, ed è entrato Antonelli per Capitan Villarosa. Quindi vice capitano per il capitano. Aspettiamo ancora qualche attimo prima dell'inizio di questo secondo tempo. Probabilmente ci sono dei cambi anche nel paese, non lo abbiamo notato. Vediamo che è entrato De Rovere, per esempio, probabilmente anche qualche cambio in prima linea, visto che ne avevano quattro in panchina e si riprende comunque a giocare. Pesaro che riesce a mantenere con qualche fatica questo pallone nelle mani e adesso che prova subito a caricare per mettere in difficoltà il gioco del paese. Calcio lungo di Jobert, questa volta decisamente positivo, raggiunge quasi la metà campo. Sì, forse a noi sembrava un po' più profondo il calcio di Jobert, ma comunque ha liberato bene la zona. Assolutamente così.
adesso Pesaro sicuramente, forse, sicuramente no, ma forse ha aggiunto qualche chilo in mischia, visto l'ingresso di Antonelli per Villarosa, visto anche Badone per Fusco, sì, forse ha perso qualcosa con Franco rispetto ad Doncor, però ecco, adesso Tush per Paese, decisamente portata bene a terra. Sì. Per notare come è cambiato la strategia in rimessa laterale da parte del Paese, non più la conquista e drive, ma subito giocata fuori. E adesso è bravo De Angelis a recuperare il pallone e metterlo a disposizione subito dei compagni. È entrato anche Paletta per Porcellini, immaginiamo. Adesso è Santino Franco ad andare a contatto, ci vogliono due uomini per metterlo a terra. Pesaro prova a dare il ritmo al suo gioco appen under altissimo, molto bene, di Jobert. Adesso la carica dei compagni e soprattutto palla persa da parte del Paese. Non c'è un in avanti secondo l'arbitro, che no, invece alla fine viene richiamato dall'arbitro, che è stato segnalato lì in avanti, e probabilmente si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro. Esattamente. No, corretto. La prima in avanti viene segnalato da parte del Pesaro, quindi sul vantaggio. Noi eravamo un po' lontani, forse che un po' coperti. Di pensare all'azione è corretta, la Penanda ha messo in difficoltà entrambe le squadre. Il fatto sta che il primo a commettere l'errore di manualità è stato Pesaro, e quindi si riprende con una mischia in favore del Paese. Sì. Prendiamo atto, non abbiamo visto in maniera così precisa quello che è successo, che era un po' dall'altra parte. Purtroppo crolla la mischia, il Paese tira fuori bene comunque l'ovale, adesso scelgono di esplorare il campo con i tre quarti, diciamo la verità, calcio che è uscito davvero male per l'ala del Paese, Pesaro riesce comunque a recuperarlo, adesso è la Recharte che prova a mettere in difficoltà con un calcetto a superare la linea difensiva, adesso però Pesaro deve portare pressione lì, lo mette bene a terra. Fallo segnalato, onestamente un po' esagerato secondo me. Ma è no, l'intervento da parte di, sì, però stava cadendo e l'ha fermato senza nessuna effettiva volontà di procurare un danno all'avversario. Però spero che non arrivi un giallo, perché per me sarebbe eccessivo. Assolutamente sì, ci sta l'intervento alto da parte del da parte di Larrecharte. Vediamo il colloquio tra l'assistente e l'arbitro, signor Crepaldi di Milano, vediamo che cosa decideranno, dovrebbe essere un calcio di punizione. Aspettiamo. Fatto sta che l'arbitro, il guardalinea, ha richiamato l'arbitro, quindi io credo che gli estremi per un giallo possano esserci purtroppo, quindi vediamo adesso quella che sarà la scelta. Chiama il vice capitano. Sì, viene chiamato anche la Recharte, per cui è molto probabile che ci sarà un intervento disciplinare nei suoi confronti. Diciamo che se arriva un giallo adesso sono due pesi due misure dopo il fallo che aveva subito nel primo tempo Leva. Purtroppo così è, il Pesaro si trova a giocare ancora in inferiorità numerica, davvero un peccato, perché onestamente non è corretta questa scelta, a mio avviso. Non molto convincente, prendiamo atto. Non è uguale per tutti. Adesso calcio di punizione per il Paese, vanno in touche ovviamente, da pochi metri conquistati. Resta che il terzo cartellino giallo nella partita per Pesaro, testimonianza comunque di qualche problema in disciplina. Vediamo, Pesaro probabilmente proverà a saltare decisamente male, fatto sta che completamente rivista la strategia in rimessa laterale
da parte di Paese, che probabilmente non ritiene più di avere un'arma. Palla persa indietro, in realtà qui c'era anche una palla persa in avanti che l'arbitro decide di non sanzionare. Fatto sta che può continuare a giocare il Paese, che va dentro con Bocchi. Adesso Pesaro si deve riorganizzare sull'out di sinistra. Vediamo se Pesaro riesce ad arginare l'attacco del Paese. Qualche difficoltà per il Paese, buonissimo il placcaggio di Sacchetto, ci mettono un po' a mettere a disposizione il pallone al Bornost che allarga, e adesso è buono il placcaggio. Ingenuità di Mariani, ingenuità di Mariani. Ingenuità, era in fuorigioco, non doveva intervenire. Ingenuità. Nervosismo nelle fila, sì, del Paese. C'è un po' di nervosismo. Pilone destro Michelini, che è stata una spina nel fianco nel primo tempo per Pesaro, perde un po' la testa. Badone lo fa un po' impazzire, vediamo un po' come andrà nel proseguo della partita. Vediamo che ancora hanno di che chiarirsi. Adesso Touche dentro i 22 per il Paese, situazione decisamente delicata. Riescono subito a impostare la molla, avanzano, Pesaro deve fare di tutto per riuscire a metterli a terra, ci riesce. C'è un altro antigioco segnalato, un altro da parte fallo per Pesaro. Vediamo che cosa deciderà di fare Pesaro. Sicuramente Paese è un po' più nervoso, credeva di avere vita più facile a Pesaro. C'è un altro antigioco segnalato dall'assistente, l'arbitro allontana le squadre per colloquiare ancora una volta con l'assistente, sicuramente qualche scorrettezza nel drive non rilevata da noi, insomma, visto dove ci troviamo rispetto a dove si giocava. Diciamo la verità, già gli hanno regalato un giocatore in più, spero che non gliene regalino un secondo, perché sarebbe decisamente troppo. Vediamo, richiama il vice capitano, richiama i due capitani, probabilmente un semplice chiarimento, scorrettezza da una parte e dall'altra, probabilmente. Vediamo che cosa deciderà l'arbitro Crepaldi. Non abbiamo elementi per anticipare la sua decisione, non siamo riusciti a vedere. Body language del Paese ci fa, e anche quello del giocatore di Pesaro, ci fa pensare che c'è stato un gesto. E soprattutto ci fa corretto, pensare esatto, positivamente, esatto. Perché la palla viene assegnata a Pesaro e ci sarà un calcio di punizione per Pesaro. Sì, probabilmente c'è stata una prima scorrettezza non vista da noi nella costruzione della molla da parte dei giocatori del Pesaro. Successivamente un intervento da parte del giocatore del Paese che ha preso per il collo La palla che però rimane in campo, non so se era fuori, il guardalinee sicuramente non stava guardando, però onestamente non so dire se era fuori. Adesso a me era parso palla, che avesse il piede sulla riga quando ha raccolto il pallone. Adesso Jawari lancia una preghiera a Dio con quella palla all'indietro, per fortuna la raccoglie Boccarossa. E adesso Pesaro può ripartire, palla Mariani, deve metterla a terra per un buon calcio di allontanamento, e alla fine Pesaro fa tutto da solo mettendosi nei guai con un affossamento, un ceiling off, un giocatore che non è sui suoi appoggi e cade sul punto d'incontro. Questo era un fallo che non ci voleva, ma nasce probabilmente anche dalla confusione precedente, bisognava andare prima a contatto per mettere la palla a disposizione dei propri compagni, cosa che Jawari non ha fatto. Quella palla andava portata a terra e creata una buona base da cui ripartire.
Sì, assolutamente. Ha cercato un offload dentro i propri 22, è stato già un miracolo che sia stato preso, poi Pesaro ha provato a ripartire ed è arrivato questo errore. Adesso un cambio nelle file a pesaresi, entra Ruffini, esce Caroli, in questo caso sicuramente Pesaro guadagna qualche chilo in mischia, speriamo anche qualche metro in più nel gioco aperto, visto che è un bel ball carrier Ruffini. E fatto sta che però si riparte da questa touche davvero insidiosa del paese. Sì, Pesaro deve lasciare il problema del nervosismo dalla parte del paese e non tirarselo addosso. Questo è ciò che sta caratterizzando gli ultimi minuti di gioco e Pesaro deve continuare a mantenere questo equilibrio. Buona la touche per il paese che prova a impostare subito la maul. Paese che ovviamente si aggancia alla sua mischia per mettere in difficoltà Pesaro. Pesaro che fatica a contenere l'irruenza dei veneti, però adesso riesce a spingerla indietro. Palla a terra, l'arbitro non segnala nulla. Pesaro però deve riorganizzare la difesa per contrastare sicuramente la ripartenza da vicino alla rack dei veneti. Lì sono tanti chili a disposizione dei veneti, vediamo, praticamente non ci sono giocatori veneti fuori. L'arbitro non segnala nulla, tutto regolare. Vediamo Pesaro che carica col numero 3 Michelini, credo, e Paese, scusate, adesso aprono la palla. Pesaro fa buona guardia lì vicino. Pesaro che deve continuare a difendere, palla persa in avanti e Pesaro recupera l'ovale, adesso deve metterlo a disposizione dei compagni Assolini, così è, c'è battaglia in rack, palla dietro per Jobert che con estrema calma calcia la palla fuori, è bravo il numero 22 De Rovere a tenerla in campo e adesso è Pesaro che deve fare buona guardia sulla sinistra perché continua a giocare e adesso vediamo un po' se riuscirà il paese a distendersi sulla destra. Pesaro fatica, adesso deve riorganizzare velocemente la difesa per non soccombere sotto il paese. Carica impetuosa del paese, un giocatore di Pesaro resta a terra. Mariani. Pesaro deve placare in maniera decisa e alla fine c'è un calcio di punizione in favore di Pesaro, bravissimo Richard Paletta. Peccato che Mariani resti a terra, penso un brutto colpo per lui alla spalla, sembra decisamente provato dal colpo. Vediamo un po'. Anche questa volta Pesaro è uscita dalla situazione problematica, vediamo. Insomma, per fortuna Mariani si rialza, sembra nulla di grave per lui. Davvero importantissimo Mariani in questa partita, è un giocatore molto fisico. Vedo Joubert a terra con un problema alla caviglia. Infatti il calcio è assegnato ad Assolini. Questa volta l'arbitro, l'assistente prende la decisione giusta sulla rimessa laterale. Sì, sembra un po' confuso il guardaline, ha anche segnalato male la rimessa laterale. Fatto sta che la palla è di Pesaro e si riprenderà con una touche in favore dei giallorossi. Adesso Pesaro che organizza la sua linea di touche, va per l'ultimo blocco, davvero buono. Mariani in area, adesso vediamo il Jawari che va a caricare al centro. Purtroppo però c'è un passaggio in avanti da parte di Assolini. Animi decisamente caldi, sì, in come campo. Adesso Sacchetto si è trovato a discutere con gli avversari. Nervosismo da parte del paese che Pesaro deve assolutamente mantenere da parte del paese, non deve lasciarsi trascinare in una bagarre nervosa da cui potrebbe uscirne folo perdente. Il problema è dalle parti del paese e lì deve stare. Sono loro che hanno visto messe in difficoltà tutti i loro punti di forza, dalla mischia alla rimessa laterale.
Quindi da qui Pesaro ha fatto tutto bene, vediamo cosa succede ora. Introduzione del paese, la mischia di Pesaro subisce sempre, adesso qua deve fare buona guardia Pesaro. Qualcuno deve cacciare questo pallone. Non è semplice, bravo Astolini a recuperare al volo questo pallone, c'è subito il fallo del paese che fra l'altro chiacchiera un po' troppo e quindi viene rispedito indietro altri 10 metri. Adesso Pesaro però deve alzare la testa e riuscire a portarsi nella metà campo avversaria. Speriamo che Jobert riesca a trovare una buona touche e che poi la rimessa laterale sia positiva per Pesaro. Pesaro deve giocare più o meno, deve giocare bene questa rimessa laterale da metà campo per poi ripartire. Adesso Badone alla rimessa laterale, oltre 25 minuti da giocare in questo secondo tempo, buonissima la touche per Pesaro, adesso è Pesaro che deve dare ritmo con i suoi tre quarti e Sacchetto che prova ad andare dentro, la palla va mantenuta, ricordiamo Pesaro gioca con un uomo in meno in inferiorità numerica, no, è rientrato proprio poco fa la Recharte, quindi 15 contro 15 in questo momento, però Pesaro commette un tenuto, quindi sarà nuova palla nelle mani del paese che adesso cerca di alzare il ritmo per mettere in difficoltà i giallorossi. Touche per il paese, più o meno rimessa laterale dai 22, Pesaro deve fare di tutto per riuscire ad andarsene dalla sua metà campo mentre non riesce effettivamente costantemente a rincorrere il paese nel suo gioco. Adesso avvicendamento ancora nelle file dei giallorossi, entra Tontini per Mariani. Speriamo che Tontini possa dare ancora un po' più di brio all'attacco giallorosso. Sicuramente non ha il placcaggio di Mariani, ma sicuramente nel gioco aperto si può far vedere di più, una terza linea decisamente mobile. Adesso è buona la touche per il paese, Pesaro deve fare di tutto per contrastare questa maul, mentre la maul dei Veneti avanza tanti metri per la maul dei Veneti. Adesso c'è un vantaggio, se non sbaglio, no, forse no, è semplicemente crollata, andata a terra, e quindi Pesaro deve fare buona guardia lì vicino. Vediamo, si mette un po' troppo a mettere a terra i giocatori veneti. Sì, di nuovo vediamo. Battaglia in difesa per Pesaro. Pesaro fatica a mettere a terra gli avversari, lì siamo sui 5 metri. Pesaro non deve commettere falli, entrano davvero decisi giustamente i veneti, adesso sta a Pesaro, urca, palla quasi persa indietro, l'arbitro richiama tutti, evidentemente c'era un vantaggio precedente. Sì, non l'abbiamo notato. Vediamo un po' che cosa decideranno di fare i giocatori del paese. C'è un altro Pesaro fortunio. Deve stare attento, lì Semenzato già ce l'ha fatta pagare cara una volta. Sì, ma questa volta l'arbitro ha fermato il gioco per verificare le condizioni e l'incolumità del giocatore a Pesaro, di Pesaro a terra, non riusciamo a vedere chi è. Quindi il gioco è fermo, esatto, cioè viene fischiato un fuorigioco da parte del Pesaro e Paese sceglie i pali per riportarsi ad una distanza un po' più tranquilla nel punteggio. Scelta corretta a nostro modo di vedere da parte del paese, trovandosi davanti ai pali, non vanno per il bottino grosso ma vanno per dei punti praticamente sicuri, da lì è difficile sbagliare, poi non si sa mai, ma effettivamente mi sembrerebbe chiedere troppo a Babbo Natale, vero? Sì, sì, poi rimaniamo, noi gli abbiamo chiesto un'altra cosa a Babbo Natale, però fatto sta che Albornoz, come immaginavamo, non sbaglia da quel punto, quindi paese che si riporta a più 4,
Quindi Paese 15, Fiorini, Pesaro, Rugby 11. Serve, non basta un calcio di punizione in questo caso per Pesaro per riuscire a portarsi in vantaggio, ma Pesaro la prima cosa che deve fare più che cercare di portarsi in vantaggio, di portarsi intanto nella metà campo avversaria, cosa che ha fatto davvero poco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Intanto dei cambi nella prima linea del Paese, escono il numero 1 e il numero 2, escono Cenedese e Kudic. Probabilmente entrano Zanotta e Resenterra, adesso non abbiamo visto i numeri alle spalle. Speriamo per Pesaro che se non altro sarà qualche... Tutto buono? Purtroppo un calcio riuscito davvero male per Gioberta. Adesso Pesaro deve fare di tutto per riconquistare l'ovale, riesce a mettere a terra i diretti avversari. Faticano un po' i pesaresi, purtroppo... Qui il deve Paese costruire. A fare la partita in questo momento. Qui deve continuare a costruire la rete difensiva a Pesaro, questo calcio nel tentativo di mettere pressione all'estremo pesarese, vediamo come verrà risolta la situazione. Da e adesso qui c'era un placcaggio alto del Paese, l'arbitro non fischia nulla, noi prima abbiamo preso un giallo, chissà se dopo sarà richiamato dal guardaline dall'altra parte, adesso è Paletta ad andare a terra, c'è un vantaggio per Pesaro, ancora palla giallo-rossa, diciamo che Pesaro fatica un po' a far uscire i palloni e adesso addirittura Pesaro dorme in attacco, una palla esce velocemente, c'erano Azzolini e Gioberto praticamente sovrapposti nel ruolo di apertura, qualche incomprensione, per fortuna c'è un calcio di punizione per Pesaro. Pare esserci nuovamente un confronto tra l'assistente e l'arbitro, c'è evidente un problema di antigioco, potrebbe essere il placcaggio alto che abbiamo visto prima. Sì, era una situazione molto simile a quella precedente, diciamo la verità, placcaggi alti senza nessuna cattiveria a mio avviso. Non è un gioco violento. Che sono decisamente... punibili in maniera decisa dall'arbitro e quindi arriva, sembra, il primo cartellino giallo anche per il Paese, mette la mano in tasca, sì. L'arbitro Crepaldi, di stesso metro per entrambe le squadre e viene espulso per 10 minuti il pilone di segna. Sì. Coerenza nelle scelte arbitrali su questo frangente di gioco, insomma, del resto era evidente l'intervento alto sul giocatore del Pesaro. Adesso calcio di punizione per Pesaro che per la prima volta in partita riuscirà a giocare in superiorità numerica. Pesaro si è trovata due volte in inferiorità numerica, tre volte scusate in inferiorità numerica, questi tre gialli. Questa volta Gioberto trova uno splendido avanzamento, sì. Sì, buon avanzamento, davvero buon calcio di punizione, adesso è tutto nelle mani di Badone e dei suoi compagni di mischia, dovranno riuscire a portare a terra l'ovale, finalmente Pesaro si trova dentro la metà campo del Paese. Sì, deve assolutamente capitalizzare questa rimessa laterale, cose semplici, e continuare a giocare, sfruttare l'uomo in più. Buonissima la touche sull'ultimo blocco per Antonelli, adesso è Pesaro a suonare la carica dentro con Ruffini, palla a disposizione dei compagni, Gioberta per Paletta, per Azzolini, è lui che va a contatto, buono sostegno dei compagni, adesso è Santino Franco ad andare dentro, testa sui piedi, davvero buono l'avanzamento del pilone pesarese, sì, col sovrannumero Gioberta per Sacchetto che consegna al suo compagno di squadra Badone, vediamo se riesce a mettere la palla a disposizione dei compagni, dentro per Venturini, ancora palla, c'è continuità di gioco per Pesaro, palla per
e adesso è Paletta un po' isolato, arriva in tempo il sostegno dei compagni, bravo De Angelis, bravi i compagni, adesso Santino ancora isolato per Leva, va a terra con lui un compagno, vediamo se Pesaro riesce a ripartire, riparte da lì con Santino, vediamo se riesce a tenere la palla, c'era un placcaggio, c'è un vantaggio per Pesaro e Boccarossa, c'è l'uomo in più, Sacchetto per i suoi compagni e Pesaro che prova ad andare al largo, vediamo se riesce a mettere a terra, sì, la palla è a disposizione dei compagni, o l'arbitro fischierà altro per il vantaggio precedente, ce n'è un altro di vantaggio, ma si torna sul punto precedente, nulla di fatto per i giallorossi, adesso vediamo che cosa sceglierà di fare Gioberto con i compagni. Io andrei per i pali, per continuare nella scia di prendere punti ogni volta che si va di là, tempo ancora ce n'è, si ritorna sotto di un punto, si rende la partita veramente con un finale al cardiopalma, che pare essere anche un po' una caratteristica delle ultime partite del Pesaro. Sì, non c'è stata alcuna partita facile, né qui né in trasferta, o meglio, per gli avversari qualche partita più facile c'è stata, Pesaro comunque tutte le vittorie che ha ottenute le ha tenute sul filo di lama, e fatto sta che sicuramente è una bellissima partita e rimanere in gara fino all'ultimo è sempre bello per tutti gli spettatori, è ovvio, poi noi abbiamo fatto una richiesta a Babbo Natale e speriamo ancora che possa venire esaudita. Adesso vediamo un giocatore del paese rimasto a terra, ci sono i due staff medici che sono entrati per portargli le cure, sembra rialzarsi da solo. Bene così, si rialza il numero 14 Visentin, però forse ci sarà una sostituzione, sì, perché sembra uscire Pesaro. Sì, il giocatore viene accompagnato fuori, per cui ci sarà una sostituzione, anche se non è, a meno che non si schieri all'ala, però non abbiamo visto entrare nessuno, vediamo che cosa fa Pesaro, pare scegliere l'opzione del vantaggio sulla rimessa laterale. E allora probabilmente andrà in touche, di vicino una touche sui 5 metri per cercare di portare a casa il massimo bottino, adesso serve una buona rimessa laterale, speriamo che sia così per i ragazzi giallorossi, ricordiamo che Pesaro è in superiorità numerica per 15-14 e alla rubata. Fine invece questa volta è bravo il paese a rubare la touche a Pesaro, chi troppo vuole nulla stringe, fatto sta che è altrettanto vero che chi non risica non rosica, quindi come fai, puoi sbagliare. Adesso palla in mano del paese, vediamo se Pesaro riesce a riconquistarla subito, invece no, buon avanzamento del paese, c'è anche un vantaggio per il paese. Fuorigioco. Peggio di così non poteva essere per Pesaro, perché bastava far buona guardia per comunque ripresentarci subito nella metà campo avversaria, invece adesso è il paese che può respirare, risalire in campo, infatti calcio discreto avanzamento, esce dalla pressione in cui era, insomma pare che Pesaro abbia risolto i problemi del paese, vediamo. Sì, diciamo che le due squadre più di una volta hanno risolto i problemi dell'altra. Esatto. Questa volta è stato Pesaro, nelle volte precedenti era stato Paese, adesso Pesaro deve subito rialzare la testa per rimanere nella metà campo avversaria, adesso touche per il Paese sul primo blocco, ma l'arbitro storto. Dice che la touche è storta, quindi adesso vediamo Pesaro che cosa sceglierà di fare, probabilmente andrà in touche a sua volta. Mi pare che sia il giocatore espulso del paese sia un uomo di prima linea, non so se questo possa influenzare le scelte, pare di no, si continua con l'opzione della rimessa laterale. Era un uomo di prima linea ma un uomo, una riserva, quindi non vorrei che poi Pesaro sarebbe stato costretto a veder rientrare uno dei titolari che tanto l'ha messo in difficoltà. Però nel stanchi, primo tempo. Fatto sta che adesso Pesaro ha l'ovale in mano e può e deve fare il suo gioco. Palla per Ruffini che suona la carica. Ma non si deve isolare, fa molto bene un po' di metri. Adesso palla per Gioberto che scarica
su paletta e lui ad andare a contatto, viene portato a terra, palla a disposizione dei compagni, serve ritmo, Boccarossa l'ha capito, è quello che cerca di fare, placatore non rotola, palla veloce, buono, adesso buono, buono Franco Santino a fare metri, faticano a contenerlo i bene. Giocatori del paese, adesso Pesaro in superiorità numerica a largo, riescono a servire, De Angelis deve rientrare per non farsi portare fuori, bravo, palla a terra a disposizione dei compagni, palla che esce un po' lentamente adesso, salgono veloci i giocatori del paese, bravissimo Leva comunque a mantenere il possesso, paletta che va dentro, la palla deve essere messa a disposizione dei compagni, Boccarossa per Azzolini, dentro per Jawari che però consegna male la palla a Sacchetto che è costretto di fatto a commettere un in avanti, si riprenderà con una mischia in favore del paese. Pesaro che fra l'altro ha terminato tutti i suoi cambi. Sì, ma Pesaro deve continuare a lavorare, non deve pensare che non abbia più né chance né opportunità, è in attacco, è nella metà campo avversaria, è vero che la mischia è a favore del paese, ma gli ultimi minuti l'hanno vista avanzare e mettere sotto pressione il paese. Deve avere pazienza e continuare a fare quello che ha fatto finora. Adesso c'è un cambio nelle fila del, sì, del paese. È entrato il giocatore 14 che aveva avuto un po' di problemi prima. E soprattutto mi sa che entra l'ultimo, un altro uomo per la prima linea. Sì, almeno insomma, dalla postura e anche da dove si va a posizionare. Possiamo esattamente dire così, dopo il giallo assegnato prima di Segna è entrato un altro giocatore per la prima linea, ricordiamo che Pesaro ha un uomo più in mischia in questo momento, vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà o meno il paese. Pesaro, è buona la spinta di Pesaro, crollano i piloni destri ed è buono il placcaggio sul flanker del paese. Adesso Pesaro deve far buona guardia, vediamo se la palla rimane in campo. No, la palla esce, quindi è touche in favore di Pesaro. Verrebbe da dire che Simone De Angelis dovrebbe ringraziare questo giocatore del paese che avanza segnalando il suo arrivo. Sarebbe stato molto più pericoloso se fosse avanzato in maniera silenziosa. Ma sì, poi però Pesaro, ecco, deve dare un po' più di brio al suo gioco. È un po' più di animo, vediamo. Adesso riesce a portare bene subito a terra l'ovale. Pesaro che prova ad andare dentro con Franco Santino, consegna per Jawari, Pesaro deve dare continuità di gioco, lì c'era un fuorigioco, l'arbitro lo vede, bravo l'arbitro, vediamo se Pesaro riesce, adesso vediamo che cosa deciderà di fare Pesaro, posizione centrale, potrebbe anche provare ad andare per i pali oppure andrà di nuovamente per cercare il bottino grosso come aveva fatto prima. Si consulta lo staff del lo staff in campo del Pesaro e sceglie di andare per la rimessa laterale, fiducioso dell'esito degli ultimi lanci. Diciamo che l'unica touche che ha sbagliato era quella proprio più delicata che poteva portare la vita più facilmente alla meta, adesso touche dentro i 22 del paese. Lancio preciso questa volta, Pesaro che prova a impostare la sua mol, sembra non riuscirci, diciamo la verità. Palla ancora in possesso. Sì, ci sono diverse situazioni di indisciplina da parte del paese, ma sembra che Pesaro non riesca ad approfittare di questi tentativi di andare in rimessa laterale. Purtroppo stanno producendo solo come conseguenza il tempo che passa. Vediamo come andrà a finire questa volta. La famosa seconda chance che si dice non viene concessa nella vita degli americani, magari potrebbe essere concessa nella vita dei pesaresi.
Latouche sui 5 metri per Pesaro, vediamo se sceglierà ancora una volta l'ultimo blocco o andrà per primo o secondo blocco. Questa volta Latouche sicura sul primo blocco, Pesaro che prova a spingere subito, in realtà crolla immediatamente. C'è un altro vantaggio per Pesaro, ancora qui si stacca veramente un fuorigioco clamoroso il giocatore del paese. Vediamo Pesaro se continuerà a giocare vicino. Sì, cercherà di raggruppare uomini in difesa lì. Cerca di fare. Per creare spazio al largo. E adesso è la carica. Questo è molto, un avanzamento molto buono. Sì, sarebbe importante Santino Franco. Una giocata immediata, ma continuano. Sì, purtroppo Pesaro sta facendo fatica. Frenesia, questo è stato un problema di frenesia. Per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio. Sì. Ci sarebbe un problema, però questo è il terzo o quarto fallo di fila che il paese sta facendo, siamo in una situazione di falli ripetuti. È rientrato il giocatore espulso precedentemente, ma mi pare, no, forse non prende provvedimenti ulteriori il signor Crepaldi da Milano. E Pesaro invece di andare in touche gioca veloce, prova ad andare dritto per dritto, non riesce a sfondare. Però avanza. Continua a giocare vicino alla linea di meta e Pesaro ha... C'è un altro vantaggio, un altro calcio di punizione contro Paese e qui ci aspettiamo veramente un provvedimento disciplinare in escalation, perché altrimenti significa che si può fare fallo per difendere. Vediamo che cosa sceglierà l'arbitro Crepaldi, guarda i giocatori del paese, forse non ha capito chi deve ammonire. No, e alla fine c'è il cartellino giallo, lo estrae dalla tasca e quindi Pesaro che continua a giocare 15 contro 14, secondo giallo per il paese, vediamo se Pesaro farà un'altra giocata veloce o andrà per la touche. Viene chiesta mischia. Scelta interessante da parte però di Pesaro. Strana, perché nella giocata precedente aveva dimostrato di riuscire ad avanzare con estrema facilità. Il calcio giocato rapidamente ha portato gli uomini di mischia del Pesaro a ridosso della linea di meta. Qui invece sono a 5 metri. Vediamo quali sono le sensazioni del campo e soprattutto l'esito di queste decisioni. Forza Pesaro, dai mischia! Sì, adesso è la mischia a voler recitare un ruolo da protagonista. Non capiamo perché attendano tutto questo tempo. Diciamo, devono registrare il cambio sicuramente, perché evidentemente il giocatore espulso è ancora una volta un giocatore di prima linea. Cioè, il tempo sarà sicuramente fermo, immagino, visto, anche se è una pausa che aiuta mentalmente il paese che si era ritrovato in difficoltà. C'è un problema non da poco. Pare che ci sia qualche problema con i cambi. Sì, è molto strano perché il paese aveva ben quattro prime linee in panchina. Dipende dal ruolo in cui sono schierati. No, sono segnate tutte come prime linee, diciamo la verità, né pilone destro, né pilone sinistro, né tallonatore, perché si può specificare effettivamente. Si deve specificare il ruolo della mischia. Questo dibattito estremamente lungo, ci deve essere veramente qualche problema. Del resto la questione non è da poco, situazioni di non corretta gestione di questi episodi possono portare a far ripetere la partita, Matteo, per cui insomma, evidentemente siamo in una situazione delicata di cui non abbiamo gli elementi per coglierla. Questo è sicuro, da qua non lo sappiamo bene effettivamente. Il tempo riprende con la mischia a favore del Pesaro. Non abbiamo visto se sia entrato un giocatore da fuori, onestamente, quindi... Così è.
introduzione pesarese, Boccarossa con l'ovale in mano. Alla fine l'arbitro richiama le due mischie, tutti in piedi di nuovo. Mischia che mi pare completa quella del paese alla fine, mi sembra siano in otto, vedo solo 5 giocatori fuori. Mi fai passare. Mischia estremamente importante questa. Pesaro fa fatica con questa no, ovale. Ma c'è un altro fallo da parte della, Pesaro, adesso da parte del mediano del paese. Entrare, potevano provare ad aprirla, c'era forse l'ospedalità numerica, comunque c'è avanzamento di Pesaro, manca un metro alla linea di meta, vediamo Pesaro che cosa sceglie di fare, probabilmente entrare dalla racca. Alla fine chi finisce a terra fra tutti è proprio l'arbitro Crepaldi, sì, Milano si riprenderà. Ma non può limitarsi a far ripartire con un calcio di punizione, ha appena dato un cartellino giallo per falli ripetuti, non cambia la musica da parte del paese e non dovrebbe cambiare neanche la decisione arbitrale, mentre invece purtroppo pare che si limiti solo al calcio di punizione. Pesaro che gioca ancora veloce, placcaggio, Pesaro viene riportato indietro, palla nelle mani di Franco. Pesaro fatica, forse poteva provare a cambiare musica andando in touche, non sceglie di fare questo. Pesaro che continua ad avanzare e arriva la meta e alla fine c'è la meta. C'è la meta o c'è il fallo? C'è il fallo, mi sa. C'è no, il fallo di Pesaro, probabilmente un tenuto, sai, qui Pesaro deve si può mangiare le mani fino ai gomiti, purtroppo. Direi se è così, sembrava meta dalla, anche un po' da parte di tutti, ma immaginiamo ci saranno ancora almeno 5 minuti da giocare in questa partita, però fatto sta che Pesaro ha avuto qui un'occasione, delle occasioni grandi come una casa e non è riuscita a sfruttarle. È molto importante purtroppo sfruttare certe occasioni quando stai tutto questo tempo a ridosso dei 5 metri della linea di meta avversaria e non porti a casa niente, devi probabilmente recriminare su uno o più momenti. Lancio estremamente buona la touche per il paese, la porta subito a terra e adesso immaginiamo che il paese cercherà di metterla in cassaforte questa palla. Adesso vediamo se Pesaro riesce a contrastare la mole, adesso la fermata, si riparte con un calcio dalla base di Semenzato, palla per la Recharte, uno scontro in aria, sembrava esserci un vantaggio per Pesaro, così sì, c'è un in avanti. L'in avanti si riprende con una mischia per Pesaro, è peccato perché tutto da rifare per i giallorossi, erano lì vicini al bottino grosso e non ce l'hanno fatta. Sì, qui abbiamo avuto i due giocatori che sono saltati entrambi per contendere il pallone, sono creati dei problemi a vicenda, il giocatore del paese nel tentativo di vincere il pallone purtroppo non lo controlla e gli cade, questo è il motivo della mischia. A introduzione Pesaro. Adesso serve una buona mischia, una buona spinta per Pesaro, Jawari schierato a numero 8 dovrà tirar fuori il pallone velocemente. Pesaro fatica, però Jawari riesce a tirarlo fuori subito per Boccarossa. Sacchetto buona, fuori è buona Azzolini scivola. Che scivola ma riesce a trovare il calcio. Adesso risponde subito il numero 11. Azzolini perde la palla indietro. Ma la palla è andata indietro. L'arbitro però la vede in avanti. Non so cosa abbia visto questa volta Crepaldi, situazioni di gioco simili prima, ma aveva dato palla persa indietro questa volta. Ma anche poco convincente la chiamata, la gestura del corpo da parte di Azzolini era tale per cui la palla non poteva che andare indietro, era rivolto con la schiena verso la parte avversaria dell'avversario, insomma. E poco credibile questa decisione. Adesso serve una grande mischia da parte
di Pesaro, tanta sofferenza lì per i primi 8 uomini. Palla introdotta. Si gira la mischia pesarese, qui purtroppo il problema è dalla parte di Pesaro. Fuori gioco del 22 che parte davanti, non rilevato da nessuno, ma a quanto pare viene sventato questo pericolo da parte del Pesaro. Adesso vediamo che cosa sceglieranno di fare. Ma c'è un in avanti, cosa significa? Dunque, probabilmente ritiene che la palla sia stata portata dentro dal giocatore del Pesaro e poi annullata. Noi qui purtroppo non riusciamo a vedere se il giocatore che ha portato dentro la palla era in area di meta oppure no, almeno. Però insomma, la portata dentro il giocatore del Pesaro poi è stata annullata dal Pesaro e quindi la mischia si riprende con la mischia 5 a favore del Paese. L'esito peggiore degli eventi accaduti, insomma, è quello che succede contro una squadra di esperienza. E purtroppo abbiamo pagato tutti gli errori, speriamo che non ce ne facciano pagare ancora altri. Di più, diciamo la verità, anche perché Pesaro probabilmente non se lo meriterebbe in questa partita. Siamo agli sgoccioli, fra l'altro sarebbe per noi è passato il 40esimo, in realtà sicuramente c'è da recuperare del tempo. Sì, è stato fermo parecchio il tempo, sarebbe estremamente importante da Pesaro limitare i danni in questo frangente. Adesso ruota ancora la mischia, Pesaro rispedisce indietro il Paese, deve organizzare la propria linea difensiva al meglio e riuscire a recuperare l'ovale, invece il Paese fa ancora metri. No, è stato rubato il pallone. Alla fine il pallone forse è rubato, no, è ancora in mano del Paese, Pesaro deve fare buona guardia sull'auto di sinistra e purtroppo il Paese ad andare in meta, l'arrecciarte non riesce a placare il diretto avversario e arriva la meta del 20-11 per il Paese, dopo il danno la beffa. Questo è uno sport crudo che non ti perdona niente, se sbagli qualcosa, se lasci per terra qualcosa, purtroppo non ti viene regalato nulla. Questa partita non ha regalato nulla al Pesaro finora, Paese cinica, dovremmo dire, come sì, squadra. Altrettanto vero che Pesaro ha rifiutato un calcio piazzato facile quando sarebbe portata sotto di un punto e ancora adesso sarebbe sotto di 6. È una partita sicuramente da rivedere nella gestione in campo, scelte che potevano essere prese in maniera diversa e soprattutto Pesaro che adesso paga ancora più pegno al Bornoz, al calcio che fra l'altro mette a centrare, ma soprattutto sarebbe stata l'inerzia della partita che sarebbe cambiata, mentre invece è evidente come è stata cambiata dalla mancata capacità di prendere punti da parte di Pesaro in quelle situazioni a ridosso della linea di meta avversaria. Pesaro che deve fare tesoro di questa partita che ancora non è finita, ma difficilmente potrà essere rimessa nei binari. Deve far tesoro perché si è visto che in realtà non mancava nulla a Pesaro per riuscire a portare a casa il bottino grosso. Fatto sta che adesso rischia di non riuscire a portare a casa neanche un punto. E adesso l'arbitro vede un in avanti da parte del Paese. Probabilmente è una decisione di coerenza con gli in avanti dubbi di prima. Almeno a me era parsa decisamente indietro questa palla, ma prendiamo atto delle decisioni arbitrali. E adesso purtroppo per riuscire a portare a casa almeno un punto servirebbe una meta. Non basta un calcio piazzato. Esatto, questo è quello che succede, dicevamo.
quando non sei. Vediamo che cosa riesce a fare Pesaro, che ultimamente ha dimostrato di trarre profitto dalle situazioni di mischia. Adesso esce Jaguari, palla in buona, mano molto per buona. Bocca Rossa, palla per Azzolini che prova a entrare dentro. Devono mettercela tutta per riuscire a trovare la seconda metà di partita. Un altro fuorigioco. Un fuorigioco e quindi un vantaggio per Pesaro. Adesso è Santino ad andare a contatto, davvero dispendioso, molto dispendioso questo suo secondo tempo. Adesso è Tontini ad andare dentro, continua a fare sportellate, guadagna metri. Palla a disposizione dei compagni, Santino prova ad andare dentro, lo imbragano. No, ma va bene, palla Pesaro ancora. Dei compagni. Sul piede avanzante, palla va benissimo. Per Jobert. E adesso è Ruffini a perdere l'ovale. Batte veloce. C'è un fuorigioco clamoroso da parte di tutti i giocatori del paese. E adesso è Boccarossa ad andare dritto per dritto, non riesce. Adesso Tontini dovrebbero pur lasciarla, è un passo dalla linea di meta, vediamo se riescono. Diego. Palla dentro per Diego Antonelli che va per la marcatura, era la meta che serviva, fosse arrivata prima. E adesso quindi Fiorini Pesaro Rugby 16 e Paese 22, Pesaro che si riporta sotto di 6 lunghezze e quindi finisce così la partita. Porterebbe almeno a casa un punto. Sì, veramente insomma da segnalare questo atteggiamento del paese di ricorrere sempre all'indisciplina come strategia di difesa. Questa volta non ha funzionato perché Antonelli, mi pare giusto, ha marcato, ma vediamo ora il calcio di trasformazione da parte di Giubert. Centra i pali. Preciso il calcio di trasformazione, quindi Fiorini Pesaro Rugby 18, Paese 22, Paese che porta a casa la vittoria, Pesaro che si consola, di questo ringraziamo Babbo Natale, anche se gli avevamo chiesto la vittoria di un punto in più in classifica. Complimenti ai ragazzi della Fiorini Pesaro Rugby e buon Natale a tutti da Matteo Diotalini. Buon Natale a tutti anche da parte mia, da Davide Gatta. Siamo con Paolo Panzieri, allenatore della Fiorini Pesaro Rugby. Stavate per fare un regalo di Natale ai tifosi pesaresi, purtroppo ha avuto la meglio il paese per 22-18 sulla Fiorini Pesaro Rugby. Se non altro Pesaro sembra che se la possa giocare alla pari anche con la squadra terza in classifica. Sì, oggi il campo ha dimostrato questo, i ragazzi sono usciti molto rammaricati con le facce scure perché sanno di aver perso un'occasione, potevamo vincere la partita. E sono mancati i dettagli che hanno fatto la differenza, però come ho detto ai ragazzi questo è un livello a cui andiamo e dove possiamo stare. E brucia perdere così, mi ha fatto una gran difesa soprattutto il primo tempo, però questo è lo sport. Sì, avete faticato un po' in attacco, soprattutto quando eravate in superiorità numerica, purtroppo lì anche qualche decisione un po' frettolosa, forse Pesaro poteva accorciare un po' nel punteggio andando prima per i pali, però poi queste scelte si rischia di pagarle durante l'occasione, si è visto che una squadra come paese poi non ti perdona nulla. Sì, loro sono stati molto cinici tutte le volte che sono entrati dentro i nostri 22. Sono usciti con dei punti, sì, è mancato probabilmente un pochino di gestione nelle fasi concitate della partita, ma fa parte del percorso di crescita dei ragazzi. E gli ho fatto i complimenti, se lo merito, perché ha fatto una gran prestazione. Dobbiamo migliorare, come ho detto prima, nei dettagli che ci portano poi a portare a casa partite come queste. Non è da buttare via un punto, dobbiamo solo continuare a lavorare. Adesso ci sarà la pausa e c'è tutto il girone, dobbiamo finire il girone d'andata e c'è tutto il girone di ritorno, quindi ancora lunga.